Proprio ieri abbiamo dato una notizia che è, diciamo, non molto felice, e ovviamente si tratta di un report, non di una comunicazione assolutamente sicura e ufficiale, che però è quella della ipotetica chiusura da parte di Sony degli store di PS3, PSP e PS Vita. Questo ha dato il là a un sacco di discussioni che io in buonissima parte considero giustificate e che è senza dubbio uno dei contro del moderno mercato digitale e dei vari abbonamenti, ma quella è un'altra questione ancora, che sostanzialmente sta aumentando a dismisura nel mondo videoludico moderno. In sostanza, se questi store vengono persi, tu di fatto hai perso i giochi, perché non sono più supportati, non puoi neanche scaricarli, perlomeno così pare, perché dei precedenti ci sono a riguardo, e questo è la triste realtà. Realtà possibile, non sicura, come vedete, ma se ne è parlato molto. Oggi vi devo dare un'altra notizia, che invece questa è positiva, però è soltanto una deduzione, se vogliamo, di un'indiscrezione, e che sembra arrivare stranamente subito dopo la notizia dell'ipotetico abbandono degli store suddetti, ed è nella fattispecie. PS5, retrocompatibilità con giochi PS1, PS2, PS3 in arrivo, un brevetto fa sperare. PS5 potrebbe vedere arrivare un sistema di retrocompatibilità per i titoli delle console precedenti, ovvero giochi PS1, PS2 e PS3 in particolare, grazie a un brevetto registrato recentemente da Sony e relativo a un sistema di emulazione dei giochi del passato. Proprio mentre si scatena il panico per la voce di corridoio sulla possibile chiusura del PlayStation Store dedicato a PS3, PS Vita e PSP, ne abbiamo parlato appunto, si rinfocola un po' la speranza di vedere un sistema di retrocompatibilità per le console precedenti su PS5, forse attraverso un sistema di emulazione. Il brevetto scoperto da Patentscope, riferito proprio a Sony, infatti parla di un sistema che consente di implementare dei trofei in giochi usciti in precedenza che non avevano trofei al momento del loro sviluppo e dell'uscita sul mercato, il tutto senza modificare il software. Cioè un sistema che dovrebbe consentire di sbloccare nuovi trofei giocando a titoli di console precedenti che non avevano trofei in origine. Ora, non è chiaro se il sistema si riferisca a un emulatore contenitore per ogni software o dei veri e propri porting dei giochi del passato ricompilati in modo a risultare dei codici nativi per la console attuale, ovvero probabilmente PS5. Però, attenzione bene. Le speranze per il lancio di un sistema del genere sono ancora piuttosto flebili. Come fatto notare da vari utenti anche sul forum Resetera, un sistema analogo era già stato brevettato da Sony nel 2013 e si riferiva ai giochi PS2 fatti funzionare su PS4, ma in quel caso si trattava di nuovi porting per la console, peraltro rilanciati sul mercato e quindi da acquistare come titoli nuovi. Altro problema è dato dal fatto che PS5 non è in grado di leggere i CD, almeno a specifiche tecniche della console, solo DVD e Blu-ray. Dunque, la compatibilità con i giochi PS1 almeno sembrerebbe fisicamente esclusa. Allora, ragazzi, questa è una cosa che bisogna trattare un attimino con le pinze, perché non voglio sottovalutare il fatto che si potrebbe trattare di un certo percorso che Sony sta compiendo per il non abbandono di tutta una categoria di titoli di console precedenti la 4, perché di fatto questo si tratta, perché grandissima parte dei giochi di PlayStation 4 su PS5 funzionano, e quindi con sistema corrente un utente con giochi PS4 può avere accesso ai giochi che già aveva. Dico può perché sono la maggior parte, ma qualcuno, è vero, non funziona, c'è qualche altro problema, ma diciamo che sta andando relativamente bene questa cosa. Il problema sono le console precedenti. Ora, questo perché si è parlato di un brevetto che sostanzialmente ha a che vedere soltanto con il sistema di implementazione dei trofei e con tutto quello che ci sta intorno? Perché è quello che ci sta intorno il punto, cioè se tu hai un'implementazione, un sistema di trofei, di titoli precedenti all'interno del sistema attuale, ecco, non è detto che succeda qualcosa, non è detto che sia una retrocompatibilità, potrebbe anche voler dire che si tratti di un'idea, non è detto che vada in porto, di rilanciare certi tipi di giochi nello store attuale PS5, dando quindi la possibilità agli utenti di rigiocarli. Il fatto è che molto probabilmente si tratterebbe di doverli riacquistare in quel caso, e non sarebbe un granché figo. Certo, non si perdono i giochi come possibilità di essere giocati, ma uno che già li aveva poi si trova a doverli ricomprare, insomma è tutta una rottura di balle.
Purtroppo, ragazzi, questo tipo di problemi continueranno a succedere in un mondo che digitalmente si continua ad evolvere, e siccome è la prima volta che vediamo cose del genere, o perlomeno è il periodo iniziale di implementazione di questo tipo di tecnologia, di questo tipo di vendite completamente digitali, quindi sono sostanzialmente gli ultimi anni in cui è avvenuta questa cosa qui, ancora non abbiamo una certa consuetudine nel modo di trattare i videogiochi e gli acquisti sugli store per poterli utilizzare nel corso del tempo, anche quando questi store dovessero venire abbandonati perché sostanzialmente non più utilizzati, vetusti. Ed è anche giusto dal punto di vista della compagnia di tirare giù i server di qualcosa che sostanzialmente non sta usando più e gli causa soltanto un costo, ok? Però allo stesso tempo è necessario che la compagnia prenda cura di chi questi giochi già li aveva prima e vorrebbe poter continuare a possederli come da contratto. Anche se purtroppo molto spesso le licenze sono abbastanza chiare, che non le legge mai nessuno, giustamente me compreso, eh. Però molto spesso le licenze, ragazzi, hanno a che vedere con un pararsi il culo totale assoluto da parte delle aziende che ti danno un gioco, ma in realtà ti stanno vendendo una licenza completamente parziale di utilizzo di una certa opera in certi determinati momenti, circostanze, sistemi, eccetera. Quindi questo gli appigli legali io temo che funzionino molto poco, le aziende si sanno tutelare da questo punto di vista, figurarsi perlomeno in grandi linee. Il punto è che serve una sorta di consuetudine del mercato videoludico a mantenere queste cose, perché anche se capisco la necessità per un'azienda di togliere qualcosa che non gli frutta più e che magari gli utenti non stanno più usando, pensate allo store PSP. Da quanto tempo è che Sony ha sostanzialmente dismesso e non più supportato e non se ne vede neanche all'orizzonte un'altra di console portatile? È un bel pezzo. E quanta gente volete che ci sia che sta comprando titoli su quello store? Virtualmente nessuno, ok? Veramente pochissimi. Perciò ha senso che l'azienda voglia chiudere quello store perché non gli serve più a niente. Però è giusto che, perlomeno quello che spero, è che si crei una consuetudine all'interno del mercato videoludico dove si possa ovviare a questa cosa in cui magari si chiude lo store ma c'è un modo per gli utenti che hanno comprato questi giochi in digitale di continuare a utilizzarli in una qualche maniera, non importa quale, cioè va bene letteralmente qualsiasi cosa, io credo, basta che questi giochi io non li perdo proprio al 100% per forza e non sono costretto a riacquistarli, perché questa è una cosa che giustamente poi uno protesta. Perché non è giusto ricomprare mille volte le cose. È già capitato nel mondo del gaming e uno vorrebbe far sì che non capitasse di nuovo. È proprio questo il punto, ragazzi, ed è solo la punta dell'iceberg, secondo me. È la punta dell'iceberg di un problema oggettivo e anche uno che è favorevole al mercato digitale. E questo è vero che è un contro. Cioè, c'è poco da fare, non bisogna dire di no soltanto perché ti piglia che puoi comprare i giochi in digitale e avere mille cose sempre a portata di un click. Giusto, io sono così, ma se uno molto più incentrato sulle copie fisiche che non vuole fare acquisti in digitale mi dice vedi, questo è un problema, io dico certo, sì, cazzo, è un problema, è vero, ed è solo la punta dell'iceberg questa qui. Credo che questo discorso lo affronteremo più e più volte a seconda di store, di piattaforme, cose del genere, di supporto. E non è finita qua. Lato Microsoft va meglio perché moltissimi giochi sono compatibili anche, cioè sono retrocompatibili fin dalla prima Xbox e Microsoft deve arrivare solo fino a lì perché prima non ne produceva di console, ok? Quindi diciamo che Microsoft si è piazzato un pochettino meglio da questo punto di vista, però il problema esiste con Sony, ma con Nintendo esiste e a voglia potremmo parlarne un sacco, ragazzi, e questo non è il momento, vi ho voluto soltanto riportare questa notizia che va presa con le pinze, però può esserci un pochettino di speranza di dire vabbè, se la notizia precedente era vera, vuol dire che qui magari stanno cercando di trovare un sistema per non far incazzare i giocatori e per magari continuare a implementare i vecchi giochi in una qualche maniera anche nei sistemi attuali. Il che andrebbe anche bene, voglio dire. Beh, ragazzi, questo era tutto quello che volevo dirvi per questo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate nella sezione commenti. E ripeto, questo è un discorso molto ampio, quindi mi aspetto anche commenti un pochettino più ricchi, eccetera, che meriterebbero ore di discussione completamente a parte. Quando capitano news del genere che ci finiscono dentro proprio con tutte le scarpe, è inevitabile. Però, insomma, a me fa piacere ascoltare anche quelli, perciò la sezione commenti è tutta vostra.
D'accordo? Bene, era tutto per questo video, grazie mille per averlo visto, noi ci vediamo al prossimo e come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo ragazzi? A presto!